Ammissioni nel ruolo degli insegnanti delle scuole secondarie 202.324. Ecco i luoghi disponibili dalla provincia dopo la mobilità. Punto di tavoli dopo le operazioni della mobilità personale docente l'anno scolastico del 202.324, che ha chiuso il 24 maggio con pubblicazione dei risultati. Ecco i luoghi residui utili per entrare nel ruolo prossimo anno scolastico la prima e seconda elementare secondaria scuola. Ecco le tabelle rielaborate dall'FLCCGL tabella di riepilogo della folla .202324 i laurea tabella di riepilogo della folla .202324 secondo grado. Questi sono invece i tavoli rielaborati dalla Guild degli insegnanti di Benevento tabella di un grado tabella di due gradi grado per l'anno scolastico del 202.324. Si prevede che il reclutamento di insegnanti nella scuola secondaria si svolgerà sulla base di una distinzione iniziale tra GAE per il 50 dei posti vacanti classifiche di merito per il restante 50 dei luoghi. In effetti, la priorità sarà data alle ordinarie voci di ruolo GAE e General Motors. Questi sono seguiti chiamate rapide, procedura in base alla quale coloro che sono interessati possono essere assunti su base permanente in una provincia o regione diversa quella relativa alle classifiche relative, su posti che non potevano essere assegnati GAE e GM. Per quanto riguarda le classifiche di merito, verrà fatto riferimento, in ordine ai vincitori della competizione ordinaria 2016, ai vincitori della competizione 2018, compresa la banda aggiuntiva, secondo i tassi stabiliti dal decreto ministeriale, vincitori della straordinaria competizione 2020 e ai vincitori e candidati idonei della competizione 2020. Chiariamo le percentuali GAE 50 e con competizioni del 50 del 50 delle priorità nelle classifiche delle competizioni del 2016, per i luoghi rimanenti. Il 60 è tratto dalle classifiche della straordinaria competizione 2018. Il restante 40 sarà ancora diviso tra le annunciate nell'aprile 2020. Caso particolare insegnanti STEM. Per gli insegnanti di materie STEM, sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del decreto legislativo 228/2021, convertito con emendamenti per legge numero 15. I vincitori della competizione ordinaria prevista dal DD numero 4992020 hanno priorità rispetto ai che hanno diritto a aver raggiunto o superato il punteggio minimo richiesto dal paragrafo 15 dell'articolo 59 del decreto legislativo numero 732021. Quest'ultimo, i candidati trovati adatti, sono a loro volta in una posizione prioritaria rispetto trovati adatti nella procedura di cui al DDG 25222. L'assegnazione sedi ai candidati identificati, al fine di stipulare contratti permanenti, si svolge sulla base della singola provincia e della classe concorrenza singola. Infine, solo se rimangono ulteriori posti vacanti e disponibili dopo le normali operazioni di collocamento nel ruolo organizzato ai sensi della legislazione attuale, è possibile stabilire contratti permanenti per il personale di insegnamento ed educazione, secondo la procedura della chiamata velocemente, in territori diversi da quelli relativi al